Io sono Valentina Minazzi, presidente Lega Ambiente Varese, e siamo qui tutti per il Big Jump. Ok, siamo nell'area dei mulini di Gurone per il solito Big Jump che tutti gli anni facciamo nell'Olona per chiedere che le acque vengano rispettate, quindi che si smetta di scaricare inquinanti dentro nel fiume. I nostri coraggiosi attivisti si tuffano in acque che sanno benissimo, anche perché alcuni di loro sono anche scienziati e esperti della materia, sanno benissimo che le acque non sono pulite, non sono balneabili, però vogliamo fare lo stesso questa cosa per chiedere che le acque, che l'Olona venga rispettato in tutto, soprattutto per la qualità delle sue acque. Siamo qui anche con un campo di volontariato che grazie a un progetto che stiamo portando avanti come Lega Ambiente qui a Gurone, che si chiama L'Anello sul Fiume, sono venuti a darci una mano a fare delle manutenzioni ambientali nel territorio, a togliere infestanti e hanno partecipato alla giornata di oggi anche loro per chiedere, venendo da tanti paesi del mondo, che l'Olona però ritorni pulito. Buongiorno, sono Almudena Idigoras, io lavoro in una società di consulenza ambientale, ci occupiamo soprattutto di qualità delle acque. E due anni fa noi abbiamo collaborato con Lega Ambiente appunto per monitorare le acque dell'Olona e quella volta e anche oggi abbiamo trovato più o meno la stessa qualità delle acque, anche se oggi non abbiamo fatto un campionamento molto approfondito, però abbiamo preso un po' di campioni a random sul substrato e abbiamo visto che le specie che troviamo sul fiume sono specie tolleranti all'inquinamento. Soprattutto abbiamo trovato due ditteri che si trovano in tutti i corsi d'acqua, ma uno in specifico era un vermicello rosso, un chironomide. Lui è un indicatore di bassa concentrazione di ossigeno. Questo chironomide ha un pigmento che usa per attrappare queste molecole di ossigeno con maggiore efficienza. Quindi, qualità delle acque dell'Olona scarse. Come ha detto già Valentina, ovviamente bisogna prendere cura del fiume, fare delle azioni concrete e ovviamente questo inquinamento è dovuto sicuramente a scarichi di tipo di depuratori, scarichi umani. E questa attività che fa Lega Ambiente lo fanno tutti gli anni appunto per rivendicare la cura del nostro ambiente. E speriamo l'anno prossimo sia migliorato un pelino l'acqua, con i tempi dovuti della natura, ovvio. Il Big Jump sull'Olona con l'assessore all'ambiente di Malnate, Giuseppe Riggi. Quali sono i progetti di Malnate per il fiume nel prossimo futuro? Sì, innanzitutto volevo ringraziare Lega Ambiente per questa iniziativa che ormai da anni si ripete. Sicuramente sono lodevoli tutte queste attività di sensibilizzazione alla cittadinanza, e altrettanto però vero che le amministrazioni devono fare la loro parte. In quest'ottica ci siamo mossi per andare a sottoscrivere, tra l'altro è di recentissima sottoscrizione, un accordo tra Comune di Malnate, ATO, Società Olona, per un intervento che consentirà finalmente dopo anni di andare a collettare la fognatura dell'agglomerato della Folla di Malnate al depuratore Pravaccio. È una situazione che appunto per Malnate si protraeva da anni e purtroppo questa frazione scaricava i reflui urbani tal quali nel corso d'acqua, quindi diciamo questo è un piccolo tassello che Malnate finalmente riuscirà a portare avanti per andare a migliorare la qualità delle acque. Rientra in un piano sicuramente più ampio, un piano più ampio che richiede la sinergia tra tutte le varie amministrazioni. Oggi appunto l'iniziativa era rivolta ai comuni sull'Olona e anche su questo ci sono diversi progetti che l'amministrazione sta portando avanti con tutti i comuni lungo l'asta dell'Olona.
per citarne alcuni, la ciclovia internazionale della Valle Olona, che ha portato alla sottoscrizione di un protocollo, il bando Anello sul Fiume, che vede coinvolte anche Lega Ambiente, e quindi diciamo l'impegno nostro è appunto portare avanti con continuità queste iniziative per cercare di ottenere sempre più risultati che vadano a rivalutare questo nostro gioiello che è il fondovalle, appunto il corso d'acqua, il fiume Olona stesso.